Per la professionalità e il costante impegno dimostrato e per aver contribuito in modo impeccabile a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico della città di Sestri Levante. L'amministrazione comunale desidera esprimere profonda e sincera gratitudine per un percorso lavorativo caratterizzato da responsabilità, dedizione e senso civico. Questo è il testo della pergamena consegnata dalla sindaca Valentina Ghio a nome dell'amministrazione alla comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sestri Levante, Angela Rosi Ferrando, che andrà in pensione esattamente dopodomani. Comandante Ferrando, un percorso alla Polizia Municipale di Sestri Levante di 42 anni di servizio. Sì. Un volo, sì. Com'è stato questo volo? È stato brevissimo a pensarci adesso perché sono tantissimi anni, però con i suoi alti e i suoi bassi, i problemi, perché noi comunque abbiamo un lavoro che oggi va tutto bene, domani non va bene, devi essere pensare a mille cose, comunque secondo me è un lavoro molto piacevole, perché come dico sempre la gente pensa a noi e pensa alle sanzioni, sono una piccolissima parte del Polizia nostro Municipale lavoro. Polizia Municipale multa? Sì, non è così. Non certo, è così. Certo. Voglio dire, a certi livelli naturalmente la gente che è appena entrato, quello fa, è la cosa più semplice, andiamo a vedere. Però in realtà abbiamo tantissimi compiti, quindi è un lavoro molto stimolante, molto piacevole. Quanto me. È cambiato il ruolo suo, ma in generale da quello che era la polizia, da quello che è oggi la polizia municipale, che diventerà sì. La polizia locale, a quello che erano i vigili urbani? Che percorso è stato? È cambiato completamente, era un altro secolo, un altro millennio, nel vero senso della parola, perché è cambiato tutto. E quando siamo entrate noi nel lontano 79, Sestri alla Sestri, come dico, a Sestri incontravi residenti nel comune e i turisti estivi, punto, non c'era altra, per cui c'era un rapporto molto diverso, veramente un rapporto di quartiere, conoscevi tutto e tutti. Adesso è cambiato tutto con la globalizzazione, no? Siamo apertissimi a ricevere tutti, è chiaro, non è un problema, però questo complica perché tu molto spesso non conosci affatto le persone che incontri. Questo ti porta a essere un po' meno vigile, un po' più poliziotto inevitabilmente, perché i controlli li devi fare, devi sapere. Noi dobbiamo avere sempre la fotografia di quello che c'è nel comune, quindi è molto più difficile adesso. Certo. E i rapporti sono cambiati inevitabilmente, non è più il nostro potere proprio della polizia locale, era di conoscere tutti, perché la gente parlava con te, ti raccontava, diceva la qualunque. Adesso non è più così, adesso il rapporto è distaccato ed è una perdita purtroppo questo. Certo, lei è entrata nel 79, mi ha appena detto, sì. Nel 79 eravate in due le donne che sì. Entravano nella polizia municipale, come siete state accolte? Con curiosità sicuramente, con tanta sorpresa, non nego che è una cosa anche buffa. Sono stati molti incidenti perché ci guardavano, invece di guardare la strada guardavano le vigilesse e ci sono state un'impennata di tamponamenti in città incredibile. E come sempre, chi la novità l'accetta con piacere, chi la novità... E nel contesto dei colleghi, colla... lo so che è una I colleghi, domanda difficile. No, io devo dire la verità. Naturalmente era inevitabile che il trattamento fosse diverso, però devo dire la verità che l'affetto c'è stato da subito e questa è la cosa principale. Poi è venuto il lavoro, come ripeto, l'ho già detto mille volte, il nostro comandante è stato incredibile a prendere proprio noi due, perché eravamo già inquadrate, non so, avevamo già questo carattere abbastanza così, quindi non è stato difficile per niente inserirsi. Quindi ha saputo vedere lontano. Mm. Invece 6 anni fa lei diventa comandante, sì. E qui un passaggio davvero importante. Sì, io ero già vice. Lei come l'ha vissuto? Io ero già vice comandante, quindi ho sempre collaborato come lavoro col comandante Adami, che è stato il nostro comandante per la vita, col comandante Peroni, che quindi ho sempre lavorato a fianco a loro. E più o meno il lavoro lo conoscevo, certamente è cambiato completamente perché il rapporto con la gente, anche il lavoro con l'amministrazione,
diventato molto più intrigante il lavoro, sicuramente. Lei, come anche una famiglia, evidentemente. Sì. Ecco, all'interno della famiglia questi impegni come li ha gestiti? Allora, tanto devo dire, è una nota dolente, brutta, non, forse non dovrei neanche dirlo. Io sono entrata il 20 gennaio, il 27 è deceduto mio marito, dello stesso anno. Quindi già quello un pochino... assegnato. Sì, le figlie erano già grandi, questo lavoro, questa svolta nel lavoro mi ha sicuramente aiutato, perché sono stata impegnata tantissimo e quindi mi ha aiutato tanto, le mie figlie erano molto contente e è venuto nel bene e nel male, diciamo, però insomma, è stata una bella sfida in ogni caso. Ecco, la Polizia Municipale e presto la Polizia Locale ha chiaramente vissuto un'evoluzione davvero imponente. Ma certo. Cos'è che secondo lei poteva essere conservato di quel ruolo? Forse l'ha anche implicitamente già detto, cioè i rapporti personali, ma questo dipende anche dai sì. tempi in cui viviamo. E invece questa estrema, diciamo, ruolo di controllo che siete sì. costretti a esercitare? Sì. Allora, devo dire che i cambiamenti sono stati proprio inevitabili e dettati dalla contingenza, la società è cambiata. Diciamo che siamo ancora fortunati perché il rapporto con la gente esiste ancora, anche se è diverso, e è un posto dove veramente i problemi sono... La vita è bella, nel senso, non è difficile, giri tranquillo. Io non lo so, poteva essere conservato che cosa, come dico... Non lo so neanche io, era impossibile, è cambiato inevitabilmente, non poteva essere uguale, non può più essere uguale, è cambiata la gente, è cambiato tutto. E nell'ultimo anno, ai noi, la cosa non è andata migliorando. Non lo so, non possiamo renderci conto, è terribile, veramente. Glielo chiedevo prima, glielo richiedo, esiste il fascino della divisa? Per chi lo subisce, sì. Non per chi lo indossa. Perché la indossa, per me è una tuta, cioè è la nostra divisa, come ognuno ha la sua divisa, chi lavora in posta, chi lavora in ferrovia, questo per noi è un abito da lavoro. Cosa certo lascerà qua che le dispiace tantissimo? Soprattutto il rapporto con i colleghi, che spero si manterrà, e con la pubblica amministrazione, che io devo dire... è veramente un rapporto ottimo, di più non si potrebbe dire. Cioè veramente anche si va oltre il semplice lavoro, semplicemente è così. La prossima comandante sarà ancora una donna. Sì. Questa è stata una scelta di che tipo? Ma secondo me, io la conoscevo questa persona perché ha lavorato con noi. Diciamolo, già. Federica Genovese. Federica Genovese ha lavorato con noi, mi sembra, dal 2004 al 2010, poi ha fatto il concorso da ufficiale, è andata a Rapallo, e quando non è che lei è entrata per fare il comandante, però è andata in pensione la mia collega, non è che è una scelta, però quando le persone le conosci, sai come lavorano. Abbiamo fatto una mobilità, erano in due a partecipare, e è stata scelta lei, va bene, ed è stato a dicembre dell'anno scorso. È diventata vicecomandante perché è una persona molto professionale, molto brava, e sembra, secondo me è stato proprio un percorso liscio per l'amministrazione, nel senso si è trovata una persona capace già all'interno. Un passaggio quasi naturale. Sì, e quindi non aveva senso andare a cercare altrove, secondo me, io la vedo così e probabilmente l'hanno vista così anche gli amministratori, proprio brava. Le ha detto qualcosa a proposito del suo nuovo incarico, ne avete parlato, vi siete date per delle forza. Consegne che non siano quelle... delle sì, scartoffie, sì, no, per capirci. Sì, inevitabilmente, perché il mio ruolo nel suo caso era di spiegare come funziona tutta la macchina comunale, dove ogni comune ha le sue procedure. Da noi il comune, l'ho già detto, non lo so, lo ripeto, se l'ho già detto, è un comune aperto al cittadino. Il cittadino entra in comune direttamente, non ha problemi, e questa è una cosa importante che l'amministrazione vuole che sia mantenuta, e deve essere così anche da noi. Quindi soprattutto questa continuità, questa disponibilità verso l'utenza, che per l'amor di Dio non vuol dire che l'utente ha sempre ragione, però bisogna ascoltarlo e poi decidere insieme, ecco. E questo spero che continui, e penso che continuerà sicuramente. Ecco, per chiudere, normalmente in queste situazioni si chiede di se le persone hanno voglia di dire qualcosa ai cittadini che hanno evidentemente accompagnato in questo percorso.
Io le chiedo, a volte le forze dell'ordine e le polizie, chi si occupa di gestire la cosa pubblica, ha anche bisogno di un contributo da parte dei cittadini. Le chiedo, ha voglia di dire qualcosa ai suoi concittadini di Sì, Sestri che sì, sì. vada avanti in questo senso? Sì, io non ho problemi, nel senso che credo che abbiamo avuto un rapporto reciproco con le persone che sono, con cui abbiamo interagito, è ovvio. E posso dire di lasciare un bel ricordo e posso dire che tanti lasceranno un bel ricordo in me, li continuerò a vedere perché abita a Sestri. Insomma, ci sono persone molto valide, devo dire la verità, molto valide, anche quelle che non le sembrano. Per quello che dico, bisogna le persone ascoltarle perché ognuno raccoglie un segreto dentro di sé, finché non li conosci non lo sai. Quindi io spero che il rapporto con la cittadinanza continui così, nel senso che collaborazione, rispetto, fiducia reciproca, io di più non so cosa dire, E cioè, ascolto, mi pare che sia sì, la la parola cosa chiave. sì, proprio appena sono entrata a fare questo lavoro. Io avrei voluto fare proprio un ufficio di ascolto all'utenza, purtroppo non abbiamo il personale, però c'è sempre stata questa cosa di sentire, perché poi tante cose le vieni a sapere e le conosci perché la gente te le dice. È per quello che noi dobbiamo assolutamente stare a sentire tutti, con Cosa farà giovedì piacere. mattina, suo primo giorno di pensionamento? Dormirò? Non lo so.